Quella, ragazzi, ciao. Faccio vedere il libro che, di cui voglio parlarvi. Eccolo qua. Peter Handke. Si vede? Sì. Epopea del baleno. È un librettino piccolino, sono 70 pagine, e anche 70 pagine. Ci sono una decina di interventi, mini racconti, non so come chiamarli, di Peter Handke. Allora, per fortuna, che non mi sono accorto che questi racconti, quando lo stavo per comprare, sono stati scritti negli anni 87, 88, 90, fino al 90. Probabilmente avrei pensato che fosse una operazione editoriale per vendere un libro con del materiale vecchio, riciclato in qualche modo. Non l'avrei comprato, ma avrei perso la possibilità di vedere un bellissimo libro. Perché? Allora, queste decina di interventi sono molto brevi e fotografano molto bene la poetica di Peter Handke. Perché? Che cosa raccontano queste cose? Nulla. Raccontano fenomeni di assoluta limitata importanza. Una nevicata, le caratteristiche di un albero, due farfalle che giocano in un prato, e tutte cose di assoluta così piccolezza, ma lui le esalta in uno dei racconti, anzi forse il primo. A un certo punto, quando racconta proprio di queste farfalle che vanno e vengono, questi fiori, dice, finisce questa due pagine e mezzo dicendo: questi furono gli avvenimenti della mattina il 23 marzo 1987. E quindi è una serie di interventi, come dire, sulla immobilità. In uno di questi interventi, molto bella, capiamo anche qualche cosa di più sulla poetica di Peter Handke, soprattutto in quegli anni. Peter Handke ha scritto molti libri, molti dei quali si caratterizzano proprio per questa immobilità, per questa descrizione. Qualcuno può anche aver pensato che questi libri siano noiosi, non siano molto piacevoli, però è proprio la sua poetica. A un certo punto, in qualche modo, la dichiara. Ci sono due piccole frasi, quando nel pezzo che parla dell'albero: e come per rabbia poi gridai mentre rialzavo e rigirando lo sguardo nel vuoto tentavo di liberarmi dal termine di riferimento, cioè da me stesso. Quindi lui vuole togliere se stesso, l'autore, dalla descrizione che fa, dal romanzo, dal racconto, da quello che è. Più avanti dice: pur contrastanti con il mio desiderio di abbandonare le cose, lasciandole pure, senza orpelli, senza contenuto, senza che si trasformassero in strane visioni. Ecco, la sua poetica, la sua attenzione è quella, non in tutti i libri che ha scritto, è quella di, in qualche modo, di descrivere, fotografare, far vedere le cose. Non a caso c'è una somiglianza, una vicinanza, oltre che un'amicizia, tra Peter Handke e Wim Wenders. Alcuni film di Wim Wenders si caratterizzano, per chi lo conosce, da un'assoluta, a volte, immobilità, scene molto lunghe, scene che fotografano la verità. Il più famoso film, che credo molti abbiano visto, era Paris, Texas, no? Ma ci sono anche degli altri, i primi che ha fatto, gli ultimi non li ho visti. E c'è questo aspetto, che è un aspetto della poetica di Peter Handke e anche della poetica di tipo cinematografico di Wim Wenders. Eccolo qua, quindi. Allora, l'epopea del baleno, costa poco ovviamente, 13 euro, 70 pagine, una decina di interventi, ve lo consiglio. L'editore è, non mi ricordo più, Wanda, editrice. Il libro è appena uscito, anche se, come vi ho già detto, gli interventi sono molto molto vecchi, però adesso lo sto guardando bene, non è appena uscito, forse è appena uscito questa edizione qua, infatti è uscito nel 90 in tedesco dalla Surkamp, nel 93 Wanda e una nuova edizione nel 21, ecco, è un'operazione editoriale, ma molto 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 fatta bene, bene, ve lo consiglio senza dubbio, arrivederci.